Non considerare gli alberi abbattuti dal maltempo e il materiale portato sulle spiagge dalle mareggiate come un semplice rifiuto, ma anche la possibilità di pulire gli alvei dei fiumi dalla vegetazione, derogando dalle normali procedure previste. Sono queste le due richieste che il Friuli Venezia Giulia, attraverso l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, ha formulato al ministro dell'Ambiente Sergio Costa nel corso dell'audizione avvenuta giovedì a Roma alla Conferenza delle Regioni. La riunione è servita per fare il punto della situazione nelle varie zone d'Italia che nelle settimane scorse sono state colpite duramente dal maltempo. In soli 3 giorni, nelle zone montane del Friuli Venezia Giulia, sono stati abbattuti dal vento un quantitativo di alberi che normalmente vengono tagliati in circa 3 anni. Una prima sommaria stima dei danni per la regione ammonta a oltre 500 milioni di euro. Intanto un altro assessore regionale, Sergio Emidio Bini, ha incontrato i sindaci della Carnia devastata, sottolineando di aver trovato voglia di ricominciare e non certo rassegnazione. I messaggi che ci sono stati dati oggi, inviati oggi, sono di positività totale e soprattutto di coesione totale del territorio, ed è quello che io e noi stiamo davvero richiedendo. Noi abbiamo delle opportunità bellissime per questi territori, l'ho detto più volte, e il territorio della Carnia è un territorio che va, tra virgolette, sfruttato 365 giorni all'anno. Assieme al direttore Gomiero stiamo lavorando per un piano per un rilancio importante del territorio, quindi non solo piste da sci, non solo impianti, ma tutto ciò che diventa emozionale, esperienziale per il turismo moderno che oggi chiede. Lei ha parlato di metodo dell'ascolto. Beh sì, oggi al tavolo vedevo tante persone che erano arrivate per ascoltare noi che, come dire, proponavamo le nostre idee. No, gli ho detto attenzione, qua la musica è cambiata, noi prima di proporre cambiamenti, di proporre riforme, vogliamo ascoltare quelle che sono le esigenze del territorio. Da lì partiamo per costruire le nuove proposte.